Che cosa dire? In primo luogo io devo dire tantissimi, lo dico con molta convinzione, molto cuore, tantissimi grazie. Nicola Zingaretti è il nuovo presidente della Regione Lazio. Il candidato governatore del centro-sinistra ha sconfitto il principale rivale Francesco Storace del centro-destra con un risultato netto, superiore forse, anche alle aspettative. 40,7% delle preferenze e circa 11 punti di vantaggio dall'inseguitore principale. Un risultato bellissimo, una bella responsabilità, ha affermato il futuro governatore, accolto ieri in serata da un lungo applauso al comitato elettorale allestito al Tempio di Adriano. A decidere la contesa elettorale, come era nelle previsioni, è stato soprattutto il massiccio apporto della città di Roma, ma anche una percentuale considerevole di voti disgiunti. Festeggia l'ingresso alla Pisana anche il Movimento 5 Stelle, che ha visto il candidato governatore Davide Barillari superare quota 20%, un dato questo che sicuramente già riscuote l'attenzione di Nicola Zingaretti. Esaurita la fase della formazione della giunta, certa per ora sembrerebbe solo la vicepresidenza di Massimiliano Smeriglio di Sinistra Ecologia e Libertà, per il neo governatore della regione sarà necessario impostare un dialogo anche con i grillini. Ieri ad anticipare la vittoria di Zingaretti è stato proprio Francesco Storace. Gli ho fatto gli auguri per il suo nuovo incarico, ha affermato il leader della destra dal suo comitato. Gliel'abbiamo fatta sudare, imposteremo un rapporto leale ma fermo. Il futuro governatore ha ringraziato l'avversario. È una scelta politica che permetterà alla nostra regione di riprendere il cammino verso la stabilità. Grazie ragazzi, persone silenziose ma che davvero si sono buttate nella vita in un momento difficilissimo della democrazia italiana e ci hanno dato un grande risultato. Grazie alle forze politiche, ai partiti che hanno aiutato e hanno contribuito da poco a costruire le condizioni affinché la proposta politica che siamo riusciti a mettere in campo fosse una proposta politica in grado di intercettare la voglia di innovazione che c'è nella nostra regione.